Buon pomeriggio e prima di fermarci. Ben grazie Leo. Prima di fermarci per i 60 secondi, ti abbiamo visto all'azione con Fabrizio Firzi, con Raffaella Carrà, con la giovanissima Sabrina Salerno. Ci hai fatto fare un sacco di risate. Beh, questo è importante: lasciare un sorriso verso il pubblico attraverso il tuo lavoro. È una cosa positivissima di sentire. Un lavoro che però tu hai deciso di fare seguendo una strada. Che poteva essere quello della libertà o quella del consenso. Qual è stata la tua vera volta buona e quella che invece non hai voluto accettare e quindi la tritiamo? Allora, certamente, cosa devo fare? Devi decidere: la tua volta buona è stata la libertà di essere te stesso o il consenso di essere come gli altri ti volevano. Allora, il consenso oggi è diventato una specie di malattia. Oh, eh, oh, tutti quanti con il consenso, assolutamente i network, eh, i telefonini, i selfie, eh, ci devo essere, so, sono, a mio parere insomma, non è una cosa buona, eh, bisognerebbe eh, stare con la vita un pochettino di più eh, riguardo gli affetti, oggi questi valori sembrano una cosa ma, ma, negativa quasi, invece i, i valori, l'amore, i sentimenti... È una cosa molto importante. Io indubbiamente non scelgo il consenso. Lo tritiamo? Ma scelgo la libertà. La libertà di essere come si è, di essere se stesso. E tu a un certo punto, proprio durante la conferenza stampa di un film, ad una domanda rispondi in maniera sincera, diretta e scegli la via della libertà di sì. essere come sei. Cosa successe in quel film con Cristian sì, De Sica? era una conferenza stampa nell'annunciare l'uscita di un film, eh, era, il film era Uomini, Uomini, Uomini per la regia di Cristian De Sica, un film che ha avuto un grandissimo successo anche all'estero. Puoi metterla e, giù? Eh? E trattava il, 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 il tema del film, eh, la vita di quattro borghesi omosessuali. Finita questa conferenza stampa, mi domandarono uno de, del, dei giornalisti se lo fossi e tranquillamente gli dissi sì. E allora, l'indomani, negli anni 90, tutti i giornali, allora non c'era questa modalità di, eh, di essere se stessi, di vivere serenamente, eh, ma credere soprattutto in determinati principi. Fece scalpore la tua dichiarazione sì. Allora sì, allora sì, ma... Ma la cosa non, non mi ha tolto nulla perché sono abituato che determinate cose me le butto dietro le spalle. Benissimo. Si vive, si vive benissimo. Io nella mia vita sono stato fortunatissimo, ho avuto tantissime volte buone, eh, veramente non posso assolutamente lamentarmi. Eh, e allora come volta buona, eh, visto che comunque te la devo dire... Ho scelto il, il sentimento, l'amore, perché 45 anni fa, eh, finito lo spettacolo, andavo a cena, mh, sempre nel solito ristorante in via Panisperna a Roma, e, e arrivavano anche gli altri attori di altre compagnie, eh, non conoscevo. Eh, uno di, 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 della compagnia in arrivo eh, cercava delle patate sotè. Guarda qua, non so, non so se proprio erano uguali a quelle lì. eh? Le ah, patate sauté non c'erano più a quell'ora. Ho preso il mio piatto e verso questa persona gli ho offerto il mio piatto di patate sauté che avevo. Da quel momento sono passati 45 anni e la mia vita è condivisa fino ad oggi. Con Fabio. Eccolo. Eccolo lì Fabio. Certo che però non è proprio romantico conoscersi per un piatto di patate, te lo posso dire? No, ma erano anche tempi diversi. C'era il piacere del convivio, parlo di tantissimi. Sì, anni però le patate. Cioè... La patata, la patata su te che a me piace tanto, fatta come non, non, non c'era questo piatto straordinario. Però come una patata può, può cambiarti la vita. Pazzesco. <ride> Bisogna essere disponibili nella vita, sapersi meritare ed essere, eh, ed essere riconoscenti con il prossimo. Ti stiamo vedendo con Fabio Belli Sorridenti nel 2019. L'Unione Civile. È un grande giorno per voi. Sì. Lo aspettavate? Sì. No. È, è, uno, diciamo, è stato l'arrivo eh, di qualcosa che appartiene ai diritti. E quando arrivano i diritti... Bisogna prenderseli tutti subito. Quella è la tua fede? Sì. Fabio la porta ancora o se l'è tolta? No, perché toglie? No, perché ogni tanto poi dopo un po' i mariti la tolgono, la mettono. No. Non, cioè, no, non ci appartiene questo, Fabio questo tema. Fabio ce l'ha. Sì, sì, sì. Ma in questi anni un momento di crisi c'è mai stata? No, no. Guarda, ti posso dire che non abbiamo mai, mai, mai litigato sotto nessun aspetto. Eh, oppure si litiga con le cose sciocche, eh, la cucina eh, no. il piatto lasciato lì da lavare dentifricio aperto? Eh, no, 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 si, si vive c'è molto rispetto come deve esserci in ogni, in ogni coppia di qualsiasi tipo rispetto, attenzione, fiducia tu prima hai detto nel 1995 il giornalista mi fa la domanda 90, e... 90. 90 io scelgo di dire le cose come stavano quindi rispondo sì ma non come quello, stavano no, perché Beh, lui te ho la fa la domanda se ci pensi ma perché farla no? ma perché non farla e infatti ti dicono perché non l'hai detto prima e tu dici ma non me l'avete mai fatta questa domanda no, non me, nessuno mai me l'ha chiesto ma a chi mi domandava lo, lo dicevo serenamente ho sempre vissuto serenamente eh, no, no, non capisco il contrario capisco che l'Italia è tutta una provincia e quindi con i problemi che nella provincia possono nascere nei giovani, che non sanno magari dove andare, con chi parlare, con, con genitori chiusi. Eh, tutto questo lo capisco, eh, però bisogna farsi delle domande. Se ti fai delle domande le cose poi cominci a recepirle. E tu ti sei fatto un po' di domande quando non arrivava la telefonata che ti ufficializzava di fare Don Pugliesi. Nella miniserie Brancazzo. <ride> Perché attenzione, Tanti doveva essere lui il protagonista. No, no, il concetto è un altro. Si era parlato, si era discusso da mesi, si lavorava, la produzione è aperta, eh, la RAI era, era pronta. Il settimo piano lo frequentavo per via di questo progetto, eh, avendo fatto già altri progetti nelle vesti ecclesiastiche. Però Don Puglisi, eh, voglio dire, eh, Sicilia, eh, io sono catanese, siciliano, eh, una qualche somiglianza, un intento, ma soprattutto una condivisione di principi contro la mafia. E quindi mi piaceva questa, in più, oltre che essere interprete. Eh, fin quando, dopo tanto tempo, eh, si era lì, lì con l'inizio della lavorazione, il regista ha voluto incontrarmi, ha detto: Che faccio? Un'altra volta eh, l'intento di rimandare il lavoro. Io dicevo: no, C'è un problemino, faceva, faceva fatica a dirlo. No, eh, hanno deciso, dopo tanto tempo, eh, che un omosessuale non può fare questo personaggio ecclesiastico che, da lì a poco, sarebbe stato diciamo, festeggiato in Vaticano con tutto il resto. Lì per lì rimasi molto male, perché è uno schiaffo che ti arriva. Però gli schiaffi, secondo me, li devi saper prendere. E infatti da lì a poco ho buttato tutto dietro le spalle e ho continuato a fare il mio lavoro anche in Rai. Quella serie poi è stata realizzata, interpretata da Ugo Dighero. Rivediamo il momento Club di Don Pugliese. E Dio ha detto "Non uccidere". Non può l'uomo, qualsiasi uomo cambiare questa santissima legge di Dio. Buon compleanno, parreno. Me l'aspettavo. Questa era una fiction su questo meraviglioso, straordinario personaggio, Don Puglisi, che ha pagato con la vita come tantissimi hanno pagato con la vita e che ha combattuto la mafia. Però la mafia tutti dobbiamo sceglierla nell'allontanarla, ma soprattutto nel condannarla, con un messaggio da far capire ai vicini, agli amici e ai figli, soprattutto ai figli. Perché se non raccontiamo le storie per quello che sono, il futuro ai figli sarà sempre nebbioso. Quindi cercate di essere convinti di vivere, perché stando zitti non si vive. Siamo partiti guardandoti che ci ha fatto ridere, quindi il tuo aspetto comico? Sì ma il tuo aspetto drammatico non era per niente da sottovalutare anche se qualcuno all'inizio diceva no ma questo ruolo non va bene non va bene Leo Gullotta eppure, eppure ci fu un grande regista che ti venne a trovare in teatro e ti disse ma perché non vuoi fare quella parte ed era tornatore allora dobbiamo far sapere a chi ci sta ascoltando eh, che erano gli anni 80 e io, io come tanti altri colleghi Daniele Formica, Maurizio Micheli, Diego Abadantuono Si facevano i film che allora andavano diciamo, i panettoni di allora. Infatti, le, mettiamo le due facce di, di, di Gullotta. Le, le soldatesse, insomma, tutto quel filone lì. E, e insomma lavoravo, lavoravo abbondantemente al cinema e con quel cinema ho anche imparato a, a, a conoscere la, 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 la Cinepresa, la macchina cinema. Quindi l'ho fatta bene, eh, però eh, è arrivata anche la, la televisione e quindi andavo in giro, facevo le serate tantissimi anni fa, quindi anni 80, fin quando in una cittadina del sud, dove lavoravo la sera, mi viene a trovare un giovanotto con la barba, educatissimo, spunta. Nel pomeriggio ero lì sul luogo di lavoro per la sera. Si presenta, dice: Scusi, sono Giuseppe Tornatore. Lei Silenzio! Mi deve... Lei Ma non mi era dire... ancora Giuseppe Lei Tornatore. Lei mi deve dire perché, visto che ho chiamato tante volte il suo agente, non vuole fare questo progetto. Era il primo progetto di Giuseppe Tornatore. Il film era Il Camorrista rimango molto male Tant'è vero che il mio agente non mi ha fatto mai sapere nulla quella gente subito a tornatore a questo giovanotto che mi si è presentato ho detto bene eh, diciamo che comunque sarò nel progetto tra qualche giorno ci vediamo a Roma eh, ne parliamo più da vicino ma eh, diciamo sto al progetto eh, tranquillamente mi saluta io giro, cerco un ufficio postale, faccio un telegramma a questo mio ex agente dicendo. Telegramma, eh? Ti, ti prego vivamente da questo momento di non interessarti mai più a me sul lavoro. E allora l'aspetto comico lo tritiamo come se tritassimo quell'agente che ti voleva solo comico? Scusami, e poi. Ma quel più film... che comico, quel comico. Gli, gli, gli forniva lavoro, gli forniva denaro. Era solo La percentuale, soldi. certo. Capito? Scusa, poi come è andato il camorrista? No, Ricordiamo un attimo cosa è successo. Il camorrista usc Tanti è uscito con grandissimo, enorme successo. Il primo film di Giuseppe Tornatore, Davide De Donatello come regista esordiente. Io stesso ho vinto un Davide di Donatello per il camorrista, quindi un momento altissimo. E il film poi fu bloccato, eh, ci fu una causa, la causa fu vinta da Tornatore eh, con personaggi di allora che nel film, perché il film raccontava, eh, come posso dire, la, 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 i fatti reali di, di, diciamo, del momento, certo. e quindi i sequestri, le brigate rosse, eh, diciamo, era tutto nella, nella, nella verità di, di quel racconto, eh, fatto benissimo, girato benissimo, al punto tale che la figura di questo giovane regista la maggior parte per tutti era fatto da un regista americano talmente era perfetto, ottimo, eccellente, bellissimo quel film da lì a poco naturalmente per un regista il fatto che bloccano un film vuol dire tantissimo però da lì a poco questa rabbia si trasforma nell'aver scritto nuovo cinema in paradiso e... E Tornatore diventa regista che tutti conosciamo, Oscar, eh, Anna e quant'altro. Pensate, poteva essere tutto fermo a causa di quella gente che per perdere dei soldi non gli permetteva di lavorare. Poi, con Tornatore Vinci Davide Donatello come attore non protagonista, da lì appunto fare parte. Di, questo di, nel camorrista certo, questo nel camorrista non so se abbiamo la foto di Gullotta ai tempi con Davide Donatello dovrebbe essere la foto numero 48 Perché? c'è una foto numero 48 sono <ride> no, io perché eh? ne abbiamo tante quindi capisci, la cercavo, la volevo vedere non mi è mai piaciuto essere, essere visto con un numero è una eh, cosa le donne che spesso che sono state mi ricorda anche staff, altri momenti, altri tempi Vabbè. tipo? Eh, beh, beh, i numeri dove si mettevano sulle persone nei campi di concentramento. E lì. Bisogna ricordarselo. Bisogna sempre. ricordarselo, non dimenticare. Mai, sono mai, stati mai. Terribili. Anzi, parlarne, parlarne fa bene. Liberarsi fa bene. Eh, la memoria, i giovani, i libri, sono tanti libri. tante... Eh, Tutt'oggi c'è una donna come la Segre che continua a parlare, a dire a raccontare ed è meraviglia, una meraviglia quella donna ed è una meraviglia di donna come tante altre donne vita. che hanno sofferto e hanno lasciato la memoria Intanto ci vediamo con il suo Davide Donatello 49 come è? <ride> è stata trovata in regia perfetto la 49! No, in realtà era la 48. Ah, la 48, va bene. <ride> è sbagliato di un numero. E bisogna essere riconoscenti nella vita, questa è una delle cose che Leo Gullotta ha spesso sottolineato, e anche riconoscenti a quella signora che poi ti ha reso molto popolare, la signora Leonida. Tutte quelle che contano? E eh, che di solito non pagano, Ci cioè, deve essere un'allergia, quelli che contano non pagano mai! Ecco, sembra. Sembra io lo sapevo. Sì, sembra roba. Che cosa vuoi tu? C'è cioè, di là una signetta che aspora. Ma io a sto tucco quando pagano non capisco mai, che ha detto, che ha detto? Ha detto, c'è cioè, di là una signetta che aspora, c'è cioè, di là una signora che aspetta. Eh! Lui, ma ci deve essere matta, deve sì, ma essere matta, guarda come sto, guarda come, come sto, stai, ancora. Come mi credi, dimmi sì. la verità. Non sembro la donna armani? A me mi sembra <ride> la donna armadio. <ride> È stata una lunghissima eh, esperienza di lavoro straordinaria, eh, tanti, tantissimi anni, ancora oggi il pubblico si ricorda perfettamente di questa varietà del sabato sera che per vent'anni è andata avanti, eh, poi è stato messo giustamente un punto, la vita va avanti, si fanno altre cose ma ecco appunto che il ricordo rimane fortissimo. E eh, 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 Ancora oggi mi, mi chiedono quando riprendete, ma non riprendiamo. Ma non riprendiamo? No, 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 si va avanti, si, si, si fanno altre cose. E poi eh, andate a teatro, andate al cinema, eh, fate qualcosa. I ricordi sono importanti, però avanti si va. Senti. Come la penso come te, bravo! <ride> Ma che, che dire? Innanzitutto mi inserisco in questa discussione, caro Leo. Eh, se attore comico. Sono qua giù, sono qua giù, qua, 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 qui, qui. Eccomi qua, eccomi qua. Sì, 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 qua, ti vedo. Eh, eh, attore comico, attore drammatico. Ragazzi l'attore è un attore. È un, è un interprete, prima di ogni altra cosa. E quindi fai i personaggi lontani da te. E possono essere attori buoni o attori cattivi. Quindi, tutto qui il concetto. Il fatto di interpretare una donna la prendo un po' alla lontana, Caterina. C'è un signore che si chiama William Shakespeare che metteva in scena perché non si potevano mettere in scena i personaggi femminili, perché non c'erano donne attrici in quanto erano sepolte altrove e che faceva interpretare. Agli uomini, le donne, non c'erano le scenografie, si raccontava. Adesso c'è la tempesta, sentite il vento che arriva: la forza della parola e dell'interpretazione sul palcoscenico. Questo è il teatro shakespeariano. Peraltro, eh, un omaggio al teatro shakespeariano è qui a Roma col Globe Theatre di Gigi Proietti. E questo è, è non dimenticarlo. Le donne, abbiamo avuto dei protagonisti incredibilmente efficaci. Pensate al film di Chris Columbus, Mr. Dadfire, Eccolo qui, che naturalmente Mrs Dad, che per lei tema forte si finge governante per stare con i figli dopo un divorzio, quindi un tema attualissimo di pesca, di mela. No? E precedentemente era stato fatto un film interprete Dustin Hoffman. E lo, faceva, lo vediamo adesso. Lo vediamo adesso perché è Tuzzi, no? Dove addirittura lui, Dorothy, lei, è un attore spiantato che si finge. Non è mai successo che. Mancanza parti, di lavoro. Eh, per mancanza di lavoro le parti femminili non ci sono e lui si finge donna. Io che io sappia normalmente è sempre avere, difficile avere una parte femminile, che è quella maschile, ma questo è un altro discorso. La nostra televisione, quante ne ha regalate? Guardate questo 1954, televisione appena nata, 1, 2, 3, Tognazzi e Vianello. Vianello. TV, Tognazzi e Vianello, è un po' l'acronimo della televisione, fanno questo, guardate. È una grande scuola. Lei lavora, signorina? Sì, lavoro. E che lavoro fa? La Mondoriso? Ho capito, la Mondina. Sì, la Mondina. Signorina, lei che mestiere fa? Come dite scusi? Scusi, signorina, ma lei che mestiere fa? Ma faccio la Mondina anch'io. Anche lei la Mondina. E, e quando lavora? Tutta la settimana lavora. Quando lavora tutta la settimana! Una RAI è quasi impensabile pensare che negli anni 50 passasse questo tipo di messaggio, invece passava questo messaggio e per fortuna è passato. Non voglio ricordare, anzi voglio ricordare che sono gli anni in cui nasceva Don Lurio, altra persona che ha, fatto, eh, come dire, ha, fatto, ha dichiarato la sua, il suo amore e la, su, la sua passione. Chiudiamo con un programma che si chiama Dream. Fu censurato anche Tognazzi. Sì, dopo, eh, nel sì, 59. C'è tutto un aneddoto. Perché prendeva in giro il Presidente della Repubblica e questo non si poteva no, perché fare. Perché era caduto il Presidente della Repubblica. Perché gli avevano tolto la sedia da sotto. Esatto. E allora, giustamente, Vianello dice, ma chi ti credi di essere, visto che cadi anche tu? E questo è venuto chiuso dall'oggi al domani, la trasmissione. E 59. allora il funzionario doveva... Doveva proteggere che il poi, proprio posto scusate, di lavoro. Ma scusate, parliamo sempre di funzionari <ride> Rai, forse una volta col nome e cognome di questi funzionari. Guarda, te lo fa... No, il funzionario che lo ha fatto fare dopo gli si. Il funzionario che ha Diamo i nome e cognome te di questi qui che hanno chiuso il Lo do immediatamente. Eh... Te lo do immediatamente io, guarda. Bravo, si chiamava... professore, sì, posso... mi deludere almeno tu. No, posso Dai. spiegare una cosa? <ride> spiega spiega. Il trucco loro in generale e sì. non soltanto in Rai, è quello di dire che quando ti presenti e dire, e, e vuoi conto e soddisfazione, ti dicono: no, io. Ma ci mancherebbe, ti stimo. <ride> ma no, è stato probabilmente Giovanni, vai da Giovanni, no, assolutamente. È stato nome. Umberto. Il professore perché, Cioè. È no, nome. ma è, perché il concetto è sempre lo stesso, è lo scarica barile. Io infatti in queste situazioni vorrei essere Barile e non. E non, <ride> e non scarica! Non allora il nome, guarda, te lo faccio, non c'è più da tanto ma tempo, no, si no. chiama Puntoni. Era un dirigente Rai di allora, della sede Rai di Milano, siccome si faceva a Milano questo spettacolo. Eh, gli venne proprio l'ansia, lo disse a un Bernabei giovanissimo e la, la, la cosa venne chiusa. Dream, dicevo, anni 80 con Barbara Boncompagni, la figlia di Gianni. Guardate queste due donne, uomini e donne: uno si chiama Benigni, l'altro si chiama Arbore Ma così, professore? Così, ma, così. ma grazie, ma grazie. Ma grazie. grazie. Allora, Perché guardo la cinepresa di corsa, non si tira in testa la borsa oh, eh, e se... si perde pure le sigarette. Ha capito, sono soprattutto... <ride> A galla, grazie, professor. Broccoli. la farsa attraverso la farsa, ciao, Leo. Ciao, grazie, professore. Grazie, a presto Bello e soprattutto buona vita. Sì. Buona vita anche a te, Leo. Eh. Perché mi stai guardando così, come se non mi dovesse vedere se... ne più? Che succede? È lontano, è lontano. lontano. Ah, no, no, va bene. No, perché mi preoccupa la cosa. Se da 200, 100... neanche qua in studio a casa sembriamo vicinissimi. <ride> e nella vita a un certo punto bisogna scegliere, bisogna scegliere cosa si vuole fare. E tu che eri il più piccolo di casa, per te il latte c'era sempre. Non per tutti c'era il latte, però a casa. Sì, perché in quella Catania del 1945 ero nato appena per i fratelli, già grandicelli che andavano a scuola, allora andavano a prendere al mattino, là vicino, il siero di ricotta, perché il siero di ricotta c'è molto liquido e quindi tanto pane da, da, da mettere, quindi un nutrimento forte per loro. E per me, eccolo qua Leo, piccolino di qualche mese, passavano le pecore sotto casa e mamma scendeva con una di quelle bottiglie che... Che tante volte ci ritroviamo a casa, classiche: scendeva, si faceva mungere il latte e me lo portava a letto per riscaldarmi la bottiglia. E quindi, come fai a non a nonno, eh, sottolineare, conservare questo, questi ricordi? Sono immagini straordinarie, come i nonni, due nonni paterni meravigliosi da piccolino andavo in questa loro casa pulitissima i nonni erano un'immagine bellissima perché eh, co come si dice la pubblicità quella del caffè co co con i nonni no? il collettino bianco i capelli bianchi eh, beh, eh, i miei nonni paterni erano così e ho vissuto tanto io in quella casa eh, la vita le cose e a un certo momento trovandomi Anni e anni a Roma, eh, cercavo una casa, ma ero stanco di cercare questa casa. Però avevo preso un appuntamento. Io, sono molto ligio nel rispettare gli impegni. Ho detto: Vabbè, tanto andrò lì, vedrò e poi, grazie, arrivederci. E invece? E invece no, perché entrando in questa casa ho ritrovato lo stesso identico. Pavimento della casa del corridoio dei miei nonni con in fondo la finestra colorata. E allora l'ho presa come, come un porboner, una cosa positiva, un segnale. Eh, e io a tutt'oggi sto in quella casa. È vero, Io vorrei vedere un po' la tua vita, passare da quando eri piccolo ad oggi e lo facciamo così. Ah bene. Grazie. E da Catania, dal quartiere Fortino sei arrivato lontanissimo. Qualcuno magari ti preferiva insegnante, ma tu volevi fare l'attore, e fu proprio tuo padre a dirti di seguire la Con strada Con una grande, e incredibile lezione di vita. Avevo 18 anni, io avevo fatto il liceo artistico, e quindi ero pronto all'insegnamento. Ma già io lavoravo con il Teatro Stabile di Catania, eh, avevo 14 anni, in quel teatro sono rimasto ben 10 anni eh, con, 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 con dei monumenti del teatro, dello spettacolo italiano, da Duriferro a Salvorandone, a Glauco Mauri, a Valeria Moriconi, 10 anni di lezione non indifferente nella tua formazione. E quindi arrivato ai 18 anni... A Catania, quegli anni, cosa faccio? Insegno, continuo, eh, già professionalmente facevo questo lavoro, puro ragazzino. Eh, chiedo a mio padre, ancora in vita, eh, che cosa devo fare, cosa accettare. Mio padre mi dice, guarda, mi, mi darebbe molto fastidio ai tuoi 50 anni eh, sapere che ti ho indicato un lavoro che a te non piace. Eh, pensaci bene, beh, beh, scegli quello che vuoi. Lì per lì non ho capito, infatti poi ho scelto il teatro, però è stata una grandissima lezione, grandissima di responsabilizzazione, lezione importantissima nella vita di un giovanotto. Ho scelto di fare l'attore, ho continuato voglio dire, e infatti eccolo qua, questo per esempio è uno dei tanti personaggi fatti ed era per la regia di Maurizio Zaccaro, eh, per la RAI, era Bell'Antonio di Brancati. È un bel personaggio questo, l'ho fatto con tanto amore, perché anche fra le altre cose si girava nella mia Catania. Eh. Una Catania che è sempre nel cuore però, Leo. Beh sì, sarebbe cretino, sciocco, stupido, eh. le tue radici stanno là. Puoi vivere in Alaska, però le tue radici sono, sono lì. Sono nata a Catania, ai piedi dell'Etna, con il mare, con il sole, con, con la gioia. E chi è che, che, che nasce al sole, a mio avviso, ha una fortuna eh, che ha sempre il cuore caldo. Se mi è raffreddato questo cuore in tutti questi anni? No, mai. Non hai mai no, avuto no, un momento no No, no, l'importante è, eh, guardo sempre inseguito la vita con la gioia che la vita ti dà, la vita comunque la metti anche nelle problematiche più pesanti, la vita rimane sempre una cosa meravigliosa e devi essere, eh, voglio dire, pronto a ringraziare, eh, a dire grazie a eh, chi, chi ha aiutato in un modo, in un altro, eh, anche con le cose sciocche di, di, di aiuto, eh, bisogna saper dire grazie nella vita. Grazie più bello che hai detto a chi le... è stato. Ma l'ho detto sempre sul lavoro, ai colleghi, agli amici. Alla tua mamma? Io, mia mamma, sempre. <ride> mia mamma è una donna fantastica. Io purtroppo ho perso papà giovanissima appunto in quei 18 anni. Mamma, no, mamma ha avuto l'occasione di, di vedere le cose che ho fatto. Mamma era una casalinga. Ha un carattere bello forte. Eh, simpatica, immediata, molto somigliante a me, o meglio, io somigliante a, a mia lei, madre, infatti. e mamma andava a prendersi la pensione. Erano gli anni della trasmissione televisiva, il grandissimo successo, è arrivato, l'impiegata, guardando mia mamma, diceva: Ma lo sa che lei signora somiglia a Leo Gullotta, e lei con molta semplicità la guardava e diceva: Sono la mamma. Orgoglioso, ma se fosse possibile, eh, mio padre non mi ha mai, non ha mai avuto la possibilità di vedermi, troppo, troppo giovane, non avevo fatto cose. Eh, poi mio papà era molto grande, molto più grande di, di, di mia mamma, 20 anni. Insomma. Però oggi nel 2023, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, eh, questa aridità. Che ognuno di noi trova accanto questo egoismo che trova me è tutto sbagliato perché eh, scrolliamoci di dosso eh, tutte queste cose se fosse possibile avere un incontro di pochi minuti con le persone o con la persona che abbiamo amato e che nella vita non c'è più se n'è andata avrei il piacere eh, di ritrovarmi mio padre davanti e dire Beh, allora non mi hai visto, visto che mi hai seguito per tanti anni da lassù, dimmi qualcosa. Tutto qua. È un desiderio, solo questo desiderio, ripeto, nella vita sono stato fortunato e di volte buone ne ho avute tante. Spero a continuare. Beh, la... I tuoi racconti toccano sempre l'anima. Perché sono veri, sono sinceri, sono immediati. E quando parli dei tuoi genitori, mi io non ho mai fatto cose per il consenso, si diceva prima. Capisco, condivido determinate esigenze dello spettacolo e quant'altro, ma preferisco sempre fare un passo indietro, perché intanto i miei 77 anni e di questi 77... 60 di lavoro eh, mi hanno dato tantissime cose ho incontrato tantissime persone eh, ho avuto modo di vedere il bello e il brutto di scegliere di saper scegliere perlomeno e sono stato sempre molto attento al prossimo perché poi la vita come si dice è un'apertura e chiusura di finestra eh, stare lì a fare i cattivi con il prossimo ma perché Buttati tutto dietro le spalle e la vita continua. Bellissima, condividi l'amore, la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi nipoti. Quello è la chiave di tutto. Leo Bullotta ha vinto Nastro d'argento per il Bayonne, Davide Donatello come protagonista e non protagonista, ma mai nessuno, lo so, gli ha regalato una fotografia con un piatto di patate e che vorrei <ride> che vero. questa arrivasse a casa tua dove c'è quella finestra colorata che ti ricordano i tuoi nonni e la dai a Fabio da parte mia. Assolutamente! Grazie! <ride> Grazie! Grazie! A te. Grazie Leo! Grazie a te! A tutti voi, buona vita a tutti.